Bella a tutti ragazzi, io sono Black e ben ritrovati nel mio canale. Quest'oggi, come avrete letto dal titolo, vi porto i 5 consigli per cercare di vincere più partite possibili su Fortnite. Allora, questi consigli sono prevalentemente riguardanti le impostazioni, l'armamento che si deve avere appunto durante la partita, il legno, pietra, insomma tutti i materiali che si possono ottenere appunto nel gioco. Per quanto riguarda, diciamo, il modo in cui si deve giocare appunto per riuscire a vincere più partite, io vi do questi consigli perché appunto mi reputo, diciamo, un player abbastanza forte. Ho più o meno 140 win, quasi la metà in solo, ne ho più o meno 52 in solo, poi ne ho una quarantina in squad e un'altra quarantina in duo. Il primo consiglio che vi do sono le impostazioni, quindi per quanto riguarda la sensibilità e tutte quelle cose lì. Allora, io vi consiglio, vi sto mettendo qui sotto appunto le mie impostazioni, e vi consiglio di abituarvi con una sensibilità molto alta. Perché questo? Perché come vedete, molti player forti, quali Ninja o Meat o comunque tutti gli streamer di Twitch o quelli che vedete appunto su YouTube, utilizzano sensibilità molto alte per riuscire a costruire. Fortnite è un gioco basato appunto sulla costruzione, infatti più voi costruite più tempo resistete, oppure più nemici riuscite ad uccidere. E infatti, come vedrete qui sotto anche nello sfondo, diciamo, del video, vedete appunto un paio di giocate che ho fatto costruendo molto verso l'alto. Perché verso l'alto? Perché appunto questo gioco è molto molto propenso a farvi andare verso l'alto, appunto, sia con le costruzioni sia appunto andando per esempio sulle montagne, in quanto sarete molto molto avvantaggiati rispetto ai nemici in basso. E io uso allora 10 di sensibilità controller wireless XY, e invece per quanto riguarda la mira utilizzo più o meno 52. Insomma, io vi consiglio nella sensibilità del controller di mettere dai 6 in su, in quanto minore di 6 è una sensibilità veramente molto bassa e vi sarà difficile appunto costruire molto velocemente e uccidere appunto tanti nemici. Come altra cosa vi consiglio di utilizzare questi settaggi dell'audio, quindi volume musica 30, effetti sonori 75 più o meno come volete voi, dialoghi anche se non esistono, o meglio sono solo nella modalità, come si chiama, salva il mondo, e volume chat metto 33 anche se sono sempre in party, e volume video metto 50 anche se questo è anche sempre per la modalità salva il mondo. Come secondo consiglio quindi vi dico di utilizzare le cuffie, perché vi saranno molto utili soprattutto quando vi butterete nelle città che ci sono molti nemici e li sentirete, appunto sentirete i passi, e vi sarà molto utile capire se sono sopra o sotto, se vi stanno pushando o meno. Terzo consiglio, scusate, vi do qualche dritta per quanto riguarda l'armamento che dovete avere in partita. Io vi consiglio di tenere, allora, se possibile, ovviamente una R, perché vi serve per le medie barra lunghe barra corte distanze, un pompa ovviamente, quindi AR pompa, se possibile un cecchino, perché più siete bravi col cecchino più riuscite a uccidere anche nemici da lontano, e vi sarà appunto molto utile per vincere una partita. E se riuscite anche un lanciamissile o lanciagranate per riuscire a distruggere tutte le costruzioni nemiche. Come altra cosa vi consiglio sempre di tenere o gli scudini o le bende o i medikit, comunque qualcosa per curarti in caso di fight che rimanete con poca vita. Vi consiglio di tenere gli scudini oppure scudi grandi, perché se ci pensate quando siete in fight la prima cosa che vi danneggiano è appunto lo scudo, quindi essendo appunto un po' intelligenti basta capire che se vi danneggiano prima lo scudo è meglio avere lo scudo che non la vita, perché è molto raro che rimani con molta poca vita, per esempio con 50 di vita e 100 di scudo, non capita quasi mai, quindi io vi consiglio sempre di tenere gli scildini oppure lo scudo grande come ultimo, diciamo, perk nel vostro armamento. E come quarto consiglio, come già detto prima, vi consiglio di costruire molto tra scale, pareti, insomma tutte le costruzioni tranne le piramidi che sono abbastanza inutili, quindi vi sarà molto utile all'inizio proprio ottenere molto materiale
sia pietra sia legno, il metallo ve lo sconsiglio perché ci sono molte poche cose che vi danno, per esempio, 30 o 40 di metallo quando le distruggete, quindi è meglio spaccare alberi o le rocce, quelle più grosse. E come ultimo consiglio vi dico di buttarvi nelle città più lontane possibili dal bus. Questo perché? Perché allora le prime città dove passa il bus sono quelle sempre più popolate, in quanto ci sono molti, molti player che scendono subito per fare tante kill, come me per esempio, però questo è per chi è, diciamo, a un livello più avanzato nel gioco. Vi consiglio di buttarvi nei posti più lontani al bus per lottare con tranquillità, magari fare qualche 2-3 kill così, arrivare in endgame con tutta la vita, magari qualche arma più forte, uno scar, qualcosa del genere. E niente ragazzi, io vi chiedo solo una cosa, se potete iscrivervi, lasciare un bel like e un commento appunto se questo video vi è stato utile, se avete fatto qualche win grazie ai miei consigli. A breve uscirà anche un video riguardante a un easter egg che hanno annunciato oppure che ho scoperto, anche se no, non è così perché l'ho visto da altri youtuber. È comunque un easter egg che stanno mettendo oppure che hanno già messo su Fortnite appunto. E niente ragazzi, io il video termina qui. Appunto, come prima, vi ricordo di lasciare un bel like, un bel commento se i consigli vi sono stati utili. E iscrivetevi che vi porterò dei bei gameplay come avete già visto nel mio canale. Quindi niente, ragazzi, io vi saluto. Ci becchiamo alla prossima. Bella.